Sono Paolo Fanale, passenger 6A, e sono un cantante d'opera, un tenore, lavoro nell'ambito del teatro e grazie a questo lavoro ho la possibilità di viaggiare tantissimo. Devo sincero, grazie a mio papà sono riuscito a studiare pianoforte e grazie al pianoforte è tutta una catena, una continua catena, sono riuscito a scoprire questa dote innata che era il canto lirico. Quando sto in un'altra città cerco di cogliere le cose belle come Monaco, cerco di cogliere tutta l'arte, il folklore, tutto ciò che mi può interessare e distogliere l'attenzione a ciò che è la nostalgia da casa. E quindi vivo d'arte, sì, la parola giusta è quella, grazie all'arte riesco a vivere più tranquillo. Le ore in teatro sono veramente tante, però vuoi non vuoi devi trovare un sistema per vivere. Perché questo è il mio lavoro e la mia passione, però non posso nascondere la voglia di sapere che c'è dentro di me, allora spesso e volentieri rubo il tempo al tempo. La città offre troppo, anche, forse anche troppo. La prima volta che sono rimasto, che ho visto Monaco, ho detto mamma mia, non so cosa far prima, è una città incredibile. Quando sei qui hai la possibilità di vedere una miriade di concerti, anche qui allo Staatsoper di Monaco. Ieri ho fatto Così fan tutte, io personalmente, qui in teatro. Oggi c'è un balletto, domani c'è Mefistofele, dopodomani c'è un altro. Tutti i giorni abbiamo arte. Monaco, come ho detto poco fa, è un connubio perfetto tra il moderno e lo storico e il vecchio folklore, vecchio tra virgolette. Quindi perché no? Ma io mi riconosco perché dentro mi sento molto moderno nonostante faccio questo lavoro che è storico e quindi alla fine io sono così perché l'opera è storica, non si può dire vecchia ma è storica perché è molto attuale l'opera, soltanto che io mi sento molto moderno come personaggio. È importante perché è ricca di residenze reali, e immensi parchi, poi la vicinanza delle prealpi e delle Alpi e soprattutto per la famosa birra e per la sua festa che è l'Oktoberfest. Ah, le residenze reali sono veramente famose, parliamo proprio della residenza, quella che abbiamo adiacente alla piazza Max Joseph Platz. E questa residenza è la residenza proprio della dinastia dei Wittenbach, una residenza, direi, il palazzo più bello di tutta Europa. Che dire, Monaco è piena di storia, piena d'arte. Per gli amanti delle macchine abbiamo il museo della BMW, un museo ipertecnologico scintillante. Si può ripercorrere la storia della BMW da quando produceva motori per aeroplani fino alle macchine che oggi vediamo e non solo, anche i prototipi che ancora non sono in commercio. Una cosa che mi affascina anche il Lembach House, la casa del pittore di Lembach, è una casa dove oggi è una galleria d'arte di opere dell'Ottocento, moderno e contemporaneo. Altre cose da vedere, ecco, la cattedrale che si impone, da qualsiasi punto vi mettete, e a Monaco trovate sempre le due colonne che sovrastano proprio Monaco, per questa cattedrale della Signora Nostra. Per gli amanti della musica classica consiglio anche di andare a visitare l'ultimo piano della Ludwig Beck su Marienplatz, è un posto divino per chi ama la musica classica. Questo teatro ha avuto un pieno splendore grazie alle opere di Wagner e soprattutto quando Strauss divenne anche direttore artistico di questo teatro. Sì, è molto importante la disciplina in questo mondo. Bisogna riscaldare quotidianamente la voce, bisogna anche esercitare il corpo, la mente, però una buona birra, sì, ci va, ci sta. E poi invito veramente tutti a venire a Monaco per mangiare pretzel e bere birra, che sono i migliori in tutto il mondo. È una città che ti fa stare tranquillo, sicuro,
è una città pulita, oserei dire pure perfetta.